Il nostro organismo si deve difendere dall'eccesso di calore e dall'eccesso di freddo. Nel caso dell'eccesso di calore, ovviamente, è sempre la cute, la superficie della pelle che difende l'organismo dall'eccesso di caldo e favorisce la dispersione, soprattutto con la sudorazione. Se questa viene meno per tanti motivi, e questo è molto frequente nell'anziano, il caldo si accumula, la temperatura interna dell'organismo aumenta e soprattutto compaiono disturbi cerebrali, disturbi anche dello stato mentale, cognitivo. L'organismo umano è composto per la gran parte di acqua. Quanto più siamo giovani, tanto maggiore è la percentuale di acqua. E nell'anziano arriva al 50-60%. L'acqua corporea è una soluzione complessa nella quale sono diluite alcune sostanze, i cosiddetti sali minerali, che noi chiamiamo dal punto di vista della fisiologia gli elettroliti corporei: sodio, potassio, cloro, calcio, magnesio, fosforo, eccetera. Tutti questi sono in quantità e in proporzioni assolutamente costanti, importanti e devono essere mantenute stabili nell'organismo. Se c'è un difetto o un eccesso di questi sali, l'organismo va incontro, può andare incontro a delle complicanze. Se le analisi del sangue che abbiamo richiesto per il dosaggio degli elettroliti mostrano che c'è un'alterazione della concentrazione normale di queste sostanze, di questi cosiddetti sali minerali, allora si rende necessario correggerli, cioè aumentare la quantità introdotta, oppure se c'è un eccesso di queste sostanze, cercare di riportarle con alcune terapie o con la idratazione a una concentrazione normale. Io sono sempre contro la cosiddetta automedicazione, cioè di andare in farmacia a prendere un qualunque integratore e assumerlo in modo incontrollato. Ecco, anche questo tipo di prescrizione credo che vada sempre chiesta al medico curante, perché il medico può dire quanto ne deve essere preso e per quanto tempo, togliendo il paziente dall'autodecisione e dall'automedicazione. L'acqua del rubinetto nella gran parte dei comuni italiani va benissimo. Sono poche le situazioni in Italia nelle quali non è raccomandato bere l'acqua, del rubinetto. Sono veramente molto poche e sono segnalate dai comuni. Per quello che riguarda le acque minerali, che sono molto comuni e molto diffuse in Italia, noi siamo fra i più grandi utilizzatori di acqua minerale al mondo, circa 200 litri, a persona, a testa. Mediamente noi andiamo a bere le acque oligominerali o medio minerali, si evitano per lo più quelle minimamente mineralizzate, cioè con pochissimi sali, o quelle troppo ricche di sali minerali. E queste altre acque si avvicinano per lo più a quelle che beviamo, all'acqua potabile, tranne il gusto che può essere diverso. È chiaro che tutti quanti dobbiamo difenderci dall'eccesso di calore aumentando la quantità di acqua. Questo vale ancor più nelle persone più fragili, nei soggetti malati, nei soggetti anziani. E qui il rapporto con il medico curante è estremamente importante, perché è il medico che, in rapporto anche alla situazione clinica, alla patologia, può dire quanta acqua deve essere bevuta, in che quantità e di che tipo.